Hello there! Siamo al terzo episodio della seconda stagione di The Mandalorian, disponibile su Disney Plus, ed eccomi qui a riassumerlo, recensirlo e approfondirlo per voi, senza perdere tempo e lunghe introduzioni questa volta, poiché finalmente la macrotrama della serie fa da pilastro all'episodio e abbiamo molti dettagli di cui discutere. Mi avvio dunque a esporvi nuovi passi percorsi nel viaggio da Din Djarin e dal bambino, pian piano più vicini agli obiettivi della missione che sin dalla nascita del clan Madorn ha caratterizzato la loro via. Come nello scorso episodio, iniziamo riprendendo direttamente da dove eravamo rimasti. La Razor Crest procede nello spazio, affaticata e a malapena funzionante, ma è riuscita a raggiungere la luna di Trask e sveglia Din e il resto del gruppo, comunicando in Aurvesh un errore agli stabilizzatori che, insieme ai molti altri problemi, renderà difficile l'atterraggio, da gestire manualmente. Osando un po', con l'aiuto della donna, decisa a garantire la salvezza dei suoi piccoli, dopo un rischioso approccio fuori controllo sotto gli occhi dei portuali dell'area, approda, pur finendo in mare proprio a pochi metri dalla conclusione della manovra. È qui che l'episodio ci svela il titolo di questo undicesimo capitolo, The Heiress. In italiano perde l'identità di genere con la parola erede, ma la lingua originale rende chiaro questo aspetto, e tanto basta per esaltarsi immediatamente al pensiero di chi è l'individuo a cui potrebbe riferirsi, l'erede al trono di Mandalore o della Darksaber. Quale che sia il quesito, la maggior parte delle risposte portano un'identità ben precisa, ma non è ancora il momento di parlarne. La nave di Djarin viene recuperata da un buffo mezzo la cui struttura richiama quella degli AT-AT e il gruppo scende dalla Razor Crest fortunatamente in salute. Qui, mentre la donna si guarda intorno, agitata, in cerca del marito, il mandaloriano contratta con un Mon Calamari per la riparazione della nave, anche se chiaramente sembrano esserci poche speranze per il mezzo. La mamma delle uova prosegue per il porto, continuando a cercare il suo amato e chiamandolo, e quando i due si scorgono, lei corre incontro al marito in quella che, pur nella sua semplicità, ritengo una delle scene più dolci e commoventi dell'intera saga. Una rappresentazione di amore che mi ha scaldato il cuore certamente più di quanto non l'avessero fatto le capriole di Anakin e Padme tra i prati di Naboo o i battibecchi litigiosi tra Han e Leia. Un amore semplice e diretto, qualcosa che spesso si tende a dimenticare esista in una galassia così ricca di eventi soverchianti, e la cui rappresentazione, ci tengo a sottolinearlo, non avrebbe assunto lo stesso valore senza lo scorso episodio che, per quanto non particolarmente entusiasmante, ha fatto ciò che spesso quel genere di episodi fanno, dare un valore a momenti futuri che senza determinati trascorsi non varrebbero altrettanto. Il capitolo 10 ci ha dato infatti modo di legare con la donna, di empatizzare con la sua condizione e di tifare per il raggiungimento del suo obiettivo finale, riunire la sua famiglia, ora finalmente vicina e felice sulla luna di Trask. Dopo essersi avvicinato ai due, Din viene ringraziato dall'uomo e chiede lui dove può trovare il suo popolo. Viene indirizzato a una locanda del luogo e sotto lo sguardo furtivo di una donna incappucciata, segue le indicazioni, dirigendosi verso il locale. Djarin ringrazia i due per l'aiuto e appena giunto al tavolo ordina cibo per saziare l'appetito fuori scala del bambino e chiede informazioni per coprire il suo posto a sedere, pagando in calamari flan, chissà, magari gli stessi con cui Griff Karga lo aveva pagato nel primo episodio della serie. L'oste serve il bambino e conferma che altri individui dotati di Beskar sono stati da quelle parti, dunque si dirige verso chi a suo dire potrebbe condurlo da loro. Mentre il bambino trova finalmente qualcuno che tenta di resistere alla sua ingordigia, almeno prima che Din lo uccida per lui, il Quarren che dovrebbe indicare la via da proseguire si presenta per esporre ciò che ha da offrire, un passaggio a poche ore di vela, dove i mandaloriani dovrebbero trovarsi. Din ovviamente non ha problemi a pagare il dovuto e accetta. A bordo del mezzo, durante il viaggio il marinaio che hanno assoldato offre loro di guardare un Mamacor mentre si nutre. Uno spettacolo a suo dire, ma per chi ha visto il teaser trailer della seconda stagione sarà stato facile riconoscere le grate che tengono la bestia. E iniziamo subito a immaginare ciò che accadrà. Quando la creatura si presenta per il suo pasto, infatti, il Quarren getta dentro la vasca la culla del bambino, che per sua fortuna reagisce con abbastanza rapidità chiudendo il suo piccolo mezzo. Djarin, senza perdere un attimo, si tuffa per soccorrerlo e l'equipaggio dell'imbarcazione richiude la grata di cui parlavamo, portando appunto alla scena del trailer, con l'intento di recuperare il suo Beskar dopo la sua morte. E, buffo,
se vogliamo, pensare che Star Wars spesso abbia insegnato o provato a insegnare, visto che non sempre è facile, valori come l'inclusività o la stupidità dei pregiudizi. Eppure, così come manda questi messaggi positivi in molte occasioni, porta al contempo spesso al razzismo e stereotipi creati dalla galassia stessa, considerando che i Quarren sono stati spesso rappresentati come il popolo traditore e negativo tra le due facce del pianeta Moncala. È un po' come per i Trandoshani, redenti da pochi personaggi, come per esempio la cacciatrice animalista Nock o il pilota ribelle Feresk. Forse sarebbe stato più coraggioso mostrarci i Mon Calamari che tradiscono i due protagonisti in questo caso, ma se questo è ciò che è successo, beh, non sta a noi decretarlo. Tornando al tradimento, comunque, Din è in grande difficoltà, poiché è assalito da tutti i marinai e incapace di evadere o di salvare il bambino. Per sua fortuna, però, finalmente il suo popolo è qui, e non nella forma di un mandaloriano qualunque, ma nella forma dell'erede, l'unica e sola, Bo-Katan Kryze, facilmente identificabile già nei primi fotogrammi dalla decorazione sul suo elmo. Insieme ad altri due alleati mandaloriani, si disfa rapidamente dei Quarren, e dopo aver liberato Din dalla sua condizione in una scena che ha tutta l'intenzione di richiamare il salvataggio del piccolo Din Djarin, rimando poeticamente, come George Lucas ha insegnato, la mandaloriana tranquillizza Djarin, e una tra i suoi due compagni si tuffa immediatamente per salvare il bambino dal Mamakor, riportandolo all'ansioso tutore. Qui lui afferma di essere in cerca di altri di loro, con la missione di consegnare il bambino, ma interrompe rapidamente il suo discorso quando loro rimuovono i propri elmi, mettendolo in allarme e dandoci immediatamente la conferma definitiva di ciò che era in effetti la possibilità più concreta. È la tribù a cui appartiene Djarin che abbraccia la tradizione di non rimuovere l'elmo, e non si tratta di una nuova usanza dei Mandaloriani sviluppata dopo la purga di cui hanno parlato nella prima stagione. Con l'esposizione dei volti di questi Mandaloriani, poi, finalmente possiamo vedere la sua salvatrice nella sua completezza, interpretata dalla stessa donna che ormai per quasi un decade ha dato lei la voce nelle serie animate, Katie Sackhoff. E al fianco di Bo-Katan, vediamo subito dopo X-Wolves e la Night Owl Koska Reeves. Djarin chiede loro dove hanno ottenuto una simile armatura, poiché nella sua limitata concezione, sicuramente frutto anche di una vita intera passata lontana da Mandalore o comunque escluso da altre fazioni o clan del suo popolo, rimuovere l'elmo li rende automaticamente non mandaloriani, ma viene presto chiarito dalla leader che la sua armatura appartiene alla famiglia Kryze da tre generazioni. Quando lui inizia a contestare la rimozione dell'elmo osando accusare Bo-Katan Kryze di non essere mandaloriana, allora il gruppo comprende la sua visione e Wolves afferma che si tratta di uno di loro, riferendosi allo specifico gruppo di appartenenza di Din. La leader delle Night Owls si fa avanti presentandosi, dichiarando il suo nome e la sua discendenza, il clan Kryze. Lei è una figlia di Mandalore e ha combattuto durante la purga, e identifica Djarin come figlio della Ronda, che a quanto dice è un gruppo di fanatici religiosi che ha spezzato i propri legami con la società mandaloriana per via delle idee estremiste indirizzate alla restaurazione delle antiche vie di questo popolo guerriero. E come chiaramente possiamo intuire dal nome, si tratta di eredi spirituali o di una ramificazione, per quanto possibile, ancor più invasata della Ronda della Morte, lo stesso gruppo che ha salvato il piccolo Din durante le guerre dei cloni. La Ronda della Morte era un gruppo estremista che rinnegava la via pacifista e neutrale dei nuovi Mandaloriani guidati dalla duchessa Satin Kryze, sorella di Bo-Katan. Questa fazione operò attivamente durante le guerre dei cloni sotto la guida di Pre Vizsla, affiancato al tempo da Bo-Katan stessa, almeno fino a quando un'alleanza con il Sith Maul portò alla morte del leader proprio per mano dello Zabra, che dunque ha una scissione del gruppo. Diviso tra i Moldaloriani, seguaci del Datomiriano, allora detentore della Dark Saber usurpata da Vizsla, e i Night Owls, un gruppo di donne mandaloriane che insieme a uomini fedeli alla visione di Bo-Katan appoggiarono la missione per riprendere il controllo di Mandalore dalle mani di Maul, che uccise anche la duchessa Satin, divenendo l'unico sovrano del sistema. Successivamente però, lui venne spodestato dal gruppo di Bo-Katan grazie all'aiuto della Repubblica e soprattutto grazie all'alleanza con Ahsoka Tano. E con i Moldaloriani sconfitti e le Night Owls e gli altri membri della resistenza mandaloriana rinvigoriti da nuovi ideali più morigerati, la Ronda, in quanto gruppo autonomo, si credeva plausibilmente dissolta. A quanto pare, però, i figli della Ronda hanno portato avanti gli ideali estremisti, ampliando ulteriormente il fanatismo dei propri seguaci. Per Din, infatti, cresciuto con questa educazione e questa concezione dell'essere un mandaloriano, l'unica via è quella del Mandalore. E rifiutando ottusamente di avere a che fare con chi non la segue, abbandona l'imbarcazione senza neanche cercare aiuto da quelli che sono i primi fratelli che ha trovato da tempo.
I tre, indecisi sul da farsi, scelgono intanto di far esplodere il mezzo prima di lasciarlo, osservati dallo sguardo pensieroso di Jarin. Più tardi la sera, mentre lui percorre le strade insieme al bambino, un Quarren che ritiene d'essere il fratello del marinaio che ha tradito Din lamenta la sua morte e minaccia il Mandaloriano e soprattutto il piccolo, insieme ad altri della sua specie. Prima che Jarin reagisca attivamente, Bo-Katan giunge sul luogo con Aix e Koska, rivendicando l'uccisione del Quarren e disfandosi di tutti gli avversari in un paio di secondi. Subito dopo, Lady Kryze offre da bere a Din, ed evidentemente lui accetta e si unisce a loro. La leader delle Night Owls spiega che su Trask il mercato nero vive sulle spalle di Mandalore, razziata da tempo, e la sua intenzione, come quella dei suoi alleati, è di acquisire le armi contrabbandate così da aumentare le forze per prepararsi alla riconquista del suo pianeta natale, il cui trono resta in attesa. Qui Din ci porta un altro dettaglio interessante, sottolineando che Mandalore è un pianeta fantasma. Nessuno torna da lì e l'impero stesso non è riuscito a controllarlo, preferendo dunque impedire a chiunque di dominarlo. Questo è un tassello importante, sicuramente successivo alla guerra civile guidata dalle leggendarie ribelle Sabine Wren e successivamente proprio da Bo-Katan. Esposto in questa forma, poi, mi fa pensare che l'impero possa aver agito in modo concettualmente simile a quanto visto con l'operazione Cener, un piano postumo dell'imperatore Sheev Palpatine, convinto che se il suo impero non era in grado di difendere il proprio imperatore, meritava allora di morire con lui. E attraverso mezzi di condizionamento atmosferico in grado di destabilizzare il clima di interi pianeti, il governo imperiale, ignaro del vero scopo dell'operazione Ceneri, di essere nel mirino della stessa tanto quanto l'alleanza ribelle, ha tentato di distruggere numerosi sistemi indipendentemente dal loro schieramento politico. Il nesso qui viene dalle parole di Din, che lo fa apparire come inabitabile ed evidenzia che l'impero ha preferito rendere impossibile a chiunque il controllo sul pianeta, magari proprio rendendolo invivibile con tecnologie dannose per l'atmosfera. Non che Mandalore ne avesse tanto bisogno poi, dopo tutto secoli di guerra che avevano già costretto il popolo a vivere in biocubi e biocupole. Mi chiedo cosa possa peggiorare ancora la situazione. Forse una nuova duchessa? Insomma, tanti quesiti davvero interessanti per una puntata che non mi sono ancora fermato a lodare per i suoi già numerosi meriti, come quello che mi affretto a ritenere un entusiasmante sviluppo della linea narrativa principale e la prima trasposizione esteticamente fedele di un personaggio proveniente dalle serie animate. E sì, dicendo questo mi rivolgo a te, Saw Gerrera. A ogni modo, tornando al dialogo tra i due, Bo-Katan afferma che i Mandaloriani sono più forti insieme e rende implicito che ha bisogno di tutto il suo popolo per riprendere il controllo sul pianeta. Din però ora è concentrato sul suo compito, riportare il bambino agli Jedi, una cultura di cui non conosce niente e su cui non ha alcun indizio. A tal proposito, lui ancora non lo sa, ma per sua fortuna Lady Kryze ha collaborato in passato con loro e su tutti, ha familiarità con qualcuno che pur non appartenendo più all'ordine caduto, per scendere nei tecnicismi, e tra chi c'è di più vicino e rintracciabile in questo periodo storico, Ahsoka Tano. Colei che, come menzionato in precedenza, ha combattuto al suo fianco per restaurare il governo mandaloriano, aiutandola a guidare l'assedio di Mandalore. Offrendo lui la guida per trovare ciò che cerca e proseguire nella sua via, lei chiede in cambio solo aiuto nella loro missione. La loro missione è un assalto a un trasporto gosanti imperiale. Sempre assurdo quanto gli imperiali siano ancora liberi di vagare nella galassia. Questi mezzi si sono visti principalmente in Star Wars Rebels e per la prima volta qui in live action venivano spesso utilizzati per lo schieramento di vari mezzi, dai TIE ai camminatori come ATDP o persino AT-AT. Questo nello specifico però sembra non avere l'appendice adibito al trasporto di mezzi ed è probabilmente indirizzato al solo carico di scorte o truppe. Jarin comunque chiede informazioni sull'organizzazione della missione e su ciò che dovranno affrontare, ma ovviamente ha già dimostrato di essere disposto a tutto pur di percorrere la sua via e accetta. Prima però deve occuparsi del bambino. Per evitare di metterlo in pericolo, di essere rallentato, sceglie infatti di lasciarlo agli unici visi amici che conosce sul pianeta, i due genitori delle uova. Din lascia il piccolo con delle dovute raccomandazioni, ma ovviamente questa situazione mi lascia in apprensione per le uova, che credevo ormai al sicuro. Più in apprensione di quanta potrei mai averne provata per il bambino fosse andato in missione con lui, poiché sicuramente non avrebbe rischiato la vita. Il Mandaloriano lo lascia dunque con la coppia e ci viene anche mostrata la nascita di uno dei piccoli, una dolce creaturina che spero faccia comprendere al bambino il valore di quelle uova, considerando che agli occhi miei, di Yu e di molti altri deve ancora ampiamente redimersi dal genocidio dello scorso capitolo.
L'episodio poi ci mostra subito la partenza del Gosanti e il gruppo di Mandaloriani che va all'attacco, sbarazzandosi presto dei trooper all'esterno del mezzo, ma senza riuscire a impedire che uno di loro avvisasse l'equipaggio definendoli pirati e permettendo agli altri imperiali di organizzarsi. Vediamo poi Hux utilizzare uno spike per sbloccare gli accessi. Appena dentro la lotta inizia nuovamente, diciamocelo. Bo-Katan è incredibile, il gruppo complessivamente non fa fatica a oscurare Jaren in questa sequenza. Peccato solo che la sua alleata di vecchia data, Ursa Wren, non abbia preso parte allo scontro con loro. Il gruppo si fa strada praticamente fino in fondo, e il goffo ufficiale che si frappone fra loro e la cabina di pilotaggio sceglie di chiudere ogni porta per il terrore, lasciandoli nella zona di controllo carico da cui, gestendo facilmente gli scompartimenti, riescono a espellere l'ufficiale e le truppe che si trovano nella stessa area. Woofs e Reeves ispezionano qui il loro bottino e Bo-Katan risponde alla chiamata di un comlink da parte dei piloti al posto del suo vecchio proprietario, chiarendo che prenderanno il controllo della nave e ottenendo in risposta minacce relativamente vuote. Din dal canto suo lamenta che questa fase non era parte del piano e che deve tornare dal bambino, ma la Night Owl risponde che ha bisogno di recuperare ciò che era suo per poter governare Mandalore e ovviamente si riferisce alla Darksaber, simbolo del solo vero sovrano di Mandalore. Un'arma e uno scettro che, come sappiamo, in questo momento si trova nelle mani del Moff Gideon. Se Din vuole il suo aiuto per trovare gli Jedi, deve aiutarla a prendersi la nave e a ottenere così informazioni sul suo obiettivo. Quando il figlio della Ronda insiste dicendo che tutto questo non faceva parte dell'accordo, si sente rispondere che questa è la via, come a evidenziare che non tutti i Mandaloriani corrispondono alla sua visione della cultura. Nella cabina di pilotaggio, nel frattempo, l'ufficiale al comando contatta proprio il Moff Gideon per chiedere rinforzi, ma quando il Moff apprende l'identità degli assalitori e che il controllo sulla nave è ormai quasi completamente perso, invita chiaramente l'ufficiale a immolarsi per l'impero, proprio inneggiando lunga vita all'impero. Tutto questo fa parte di un contesto che continuo a non comprendere. Ho ampiamente discusso l'argomento durante la Blender di Star Wars Squadron: se un fanatismo illogico per un governo caduto e per una fazione che ha perso ormai totalmente da circa 4 anni. Il folle imperiale, comunque, uccide i due piloti e si prepara a far schiantare la nave sul pianeta. Ma i Mandaloriani superano lo stallo nel ponte grazie a una mossa avventata di Jaren che, lanciandosi verso le ultime truppe con degli esplosivi, apre la strada verso la cabina, dove riescono a togliere i controlli all'ufficiale facendo riprendere quota al trasporto. Bo-Katan tenta di interrogare l'imperiale per sapere dove si trova la Darksaber e se è lui ad averla, riferendosi direi ovviamente al Moff Gideon. Ma a quanto pare Lady Crisi incute lui meno timore di quanto non ne incuta l'attuale detentore della spada, e l'ufficiale si uccide con un impianto nascosto tra i denti per evitare di confessare o morire per mano del Moff. Senza altro da fare, il gruppo di Mandaloriani può solo fuggire a bordo della nave saltando nell'iperspazio, considerando che la richiesta di soccorso inviata in precedenza dagli imperiali porterebbe da loro altri nemici. Bo-Katan chiede a Din se ha intenzione di unirsi a loro e, comprendendo che è deciso a proseguire con la sua missione, dice che se cambierà idea, l'offerta rimane valida. Prima che lascino il sistema, è tempo di tenere fede all'accordo per la leader delle Night Owls, che apre dunque una nuova strada a Jaren e al bambino. Il luogo dove il Mandaloriano deve dirigersi è la città di Calodan, sul pianeta boscoso Corvus. È lì che troverà Ahsoka Tano. È incredibile. In un solo episodio abbiamo la prima apparizione di Bo-Katan nella serie e veniamo catapultati verso l'idea che vedremo nuovamente Ahsoka Tano nell'era della Nuova Repubblica per la prima volta dal finale di Star Wars Rebels. Din non ha idea di chi dovrà o potrà incontrare. Sa solo che potrà dirle che è Bo-Katan a mandarlo, e che si sta avvicinando al suo obiettivo, forse anche più presto del previsto, cosa che lascia supporre numerose variabili a dividerlo da questa occasione. Ringraziandolo per il suo contributo, Lady Chris lo saluta, dicendo che questa è la via. Ma dal tono e da quanto ha marcato "This is the way" in lingua originale, sembra possibile scorgere che non lo dica solo per rispettare il suo approccio al credo, bensì anche per rimarcare che tutto ciò che ha fatto, il modo in cui lo ha fatto, e il fatto stesso che abbia offerto il suo aiuto ai suoi fratelli mandaloriani, sono parte della via. E non sono i limiti dati da un approccio estremista a conferire valore alle sue azioni e al suo percorso. Apprendendo pian piano queste nozioni e nuove visioni sulla sua cultura, è probabile che nasca qualcosa di nuovo da Din, qualcosa di cui avevo parlato nella recensione degli episodi finali della prima stagione. Lui potrebbe rappresentare un ritrovato equilibrio per il suo popolo, che non può essere solo pacifismo o solo guerra, ma come Star Wars ci insegna da sempre, deve avere equilibrio. Jaren risponde dunque alla sua alleata,
forse comprendendo. Questa è la via. Lasciando Bo-Katan, Nex e Koska, esce dalla nave e si getta attivando il jetpack per tornare dal bambino. Il piccolo si trova in una situazione interpretabile in diversi modi. Non è chiaro se abbia nuovamente brama di cibarsi del figlio di questa dolce coppia, o se invece abbia imparato il valore della sua vita in questo poco tempo. E per un motivo o per l'altro, quando Din lo porta via per partire, piagnucola dispiaciuto dall'idea di separarsene. È però tempo di andare. Il mandaloriano si congratula con i due genitori per le loro parole e lascia la loro casa, mentre i due continuano a dimostrare il loro amore, gli uni per gli altri e ovviamente anche per la nuova nascita, con sua mamma, suo papà, i suoi fratelli e le sue sorelle, finalmente al sicuro, nella sua dimora. I due protagonisti sono così nuovamente soli nel loro percorso, dotati di un mezzo ormai decisamente rattoppato, i cui interni assomigliano più a quelli di un peschereccio che a quelli di una nave. Insieme alle riparazioni improvvisate però, anche quello che sembra un piccolo di Mamacor si trova sulla nave e si avvicina minacciosamente al bambino, ma Din riesce subito a fermarlo. Strano che il bambino riesca ad attaccare e mangiare le piccole creature solo quando completamente indifese. Chissà che non scelga di smetterla ora che ha provato cosa significa essere ingeriti. O forse no, visto che subito dopo si nutre anche di questa creatura. Il mandaloriano, dopo aver avvisato il piccolo di sapere finalmente dove portarlo e della turbolenza a cui saranno soggetti, riprende il controllo della Razor Crest pericolante ed esce dall'atmosfera della luna, perdendo qualche pezzo, per poi saltare finalmente nel rassicurante iperspazio verso la prossima tappa del loro viaggio. Questo era il terzo episodio della seconda stagione di The Mandalorian e senza alcun dubbio ritengo sia stato fantastico. L'apparizione di Bo-Katan, che quasi sicuramente incrocerà nuovamente Jaren considerando che lei cerca la Darksaber e l'attuale detentore della Darksaber cerca lui, un'ottima direzione da parte di Bryce Dallas Howard, le esaltanti sequenze di combattimento e uno sviluppo della trama principale finalmente corposo. Oltre ovviamente alla consapevolezza che il viaggio di Din e del bambino li porterà da Ahsoka. Siamo finalmente pienamente in carreggiata e anche se apprezzo a suo modo ogni tipo di episodio, spero davvero che il tutto prosegua così senza più fermarsi. Parlando della serie al di fuori del canale, mi è capitato spesso di riferirmi alla Darksaber mostrata nel finale della prima stagione come alla Ahsoka Tano di The Mandalorian. Mi spiego. Nel senso che qui, come in Star Wars Rebels, è nel finale della prima stagione che abbiamo visto il primo forte elemento di interconnessione con altre serie. E mentre nel caso di Rebels è stata Ahsoka Tano il primo tassello che ha poi portato a Rex, Wolf e Gregor, poi a Hondo, Naka e così via, qui il ruolo di apristrada lo ha avuto la Darksaber, che ci ha mostrato l'intenzione da parte di The Mandalorian di connettersi con le altre serie, e che ora ci porta a Bo-Katan, Ahsoka e chissà quanti altri luoghi, contesti e personaggi. A questo punto non mi stupirei neanche se facessero qualcosa di assurdo, come portare Din a nascondere il bambino nel mondo tra i mondi per proteggerlo e... ehi, non riesce a tirarlo fuori, rimane nel passato, indovinate, era Yoda che quindi proviene da qui. Ovviamente ora esagero, ma insomma, almeno in quel caso assumerebbe mezzo senso chiamarlo Baby Yoda. Il punto è che dopo l'esaltazione data dall'introduzione di Cobb Vanth e ora l'incredibile apparizione di Bo-Katan che indirizza Din verso Ahsoka, ogni barriera è totalmente spezzata. Non ci sono più limiti. Non possiamo più dubitare dell'introduzione di determinati personaggi dei fumetti, dei videogiochi e quant'altro. Ormai ogni possibilità è da considerare in questa serie. E per chi come me, come molti di voi, ama la multimedialità della saga, non lo so... non esiste un termine esatto, Carabast. Sicuramente, comunque, è un piccolo sogno che si avvera. Poco più di 10 anni fa, quando io ero un piccolo ragazzino definito nerd, un termine che sinceramente disconosco, e mi crogiolavo nell'amore per la galassia lontana lontana, felice di poter scoprire qualcosa di più sulle guerre dei cloni, la release cinematografica di Clone Wars era per troppi solo un povero tentativo di lucrare ancora su una saga ormai vecchia e senza più niente da dire. C'è bisogno di esporre cos'è stato Clone Wars per Star Wars e quanto questa storia immensa abbia ancora dato nell'ultimo decennio. Di esporre dove Clone Wars abbia portato questa storia, proseguita poi con Rebels e tante altre opere attraverso vari media? No, non ce n'è bisogno. Ogni cosa parla da sola. Questo episodio parla da solo. Quando chi lavora su Star Wars sa cosa sia Star Wars, questi sono i risultati. Opere incredibili. Storie che più scopri, più riesci a connettere e più ti premiano con emozioni uniche.
Detto questo ed esposto ampiamente la mia esaltazione, non credo che vedremo Ahsoka Tano nel prossimo episodio, o eventualmente la vedremo per pochissimo perché sarà il quinto episodio a offrirci la direzione di Dave Filoni in questa seconda stagione. Nessuno potrebbe gestire la prima apparizione della leggendaria Ahsoka Tano nella serie come o meglio di lui. Lui che, oltre a essere l'erede spirituale di George Lucas, è un po' come il padre del personaggio in questione, e per estensione, il padre di ciò che per noi è oggi Star Wars. Una saga rinata a partire da Clone Wars, di cui Ahsoka è una protagonista indiscussa. Non ci rimane dunque che attendere fino al prossimo venerdì per continuare a esplorare questa storia senza limiti, in cui Din Djarin e il bambino dovranno ancora viaggiare per seguire una via sempre più varia e che mi auguro non smetta mai di sorprenderci e di appassionarci, portandoci da un pianeta all'altro, nella galassia lontana lontana. I have spoken. Spero e credo che abbiate apprezzato questo terzo episodio della serie, finalmente focalizzato sul progresso della linea narrativa principale e dunque fondamentale nel percorso più ampio della serie. Qualunque sia il vostro punto di vista a riguardo, vi invito a farmelo sapere nei commenti, così da discutere come sempre di ciò che abbiamo visto e condividere diverse visioni degli eventi. Al solito, io vi ringrazio per avermi seguito, vi do appuntamento al prossimo video e come sempre, che la forza sia con voi.